solito vedete a comunista di sinistra, cioè un estremista, uno che crede che la soluzione, siccome ce l'ha nella testa, allora il più è fatto. Il più è fatto. Se l'hai capita, l'hai già fatto. E non capisce da tardarsi, se non come deviazionismo oppure riformismo. È la stessa psicologia, la stessa fatica a cui si vuole, ci si vuole sottrarre con un colpo di genio. E torno a dire, in Gentile, in quello che dice di Gentile, io ci sento proprio quello che Schmitt diceva dei romantici. Facile superare i conflitti con una parola, per finire con attaccati al campo, ma per forza. Naturalmente la parola che usavano i romantici non era atto puro, ma era il concetto di terzo superiore. C'è sempre un terzo superiore rispetto ai due che confliggono, un'unità spirituale superiore. Attenzione, i romantici non hanno niente a che fare con la medicina, un'altra razza. C'è sempre un terzo superiore. Il mondo si sta scannando fra rivoluzionari e reazionari cattolici. No, non importa, c'è il terzo superiore, ce l'ho io in testa, e questo risolve tutto. Ottimo modo per sottrarsi alle sfide vere, alla dialettica di mediazione di immediatezza, e per finire attaccati al carro di dei potenti, cioè per santificare ciò che esiste, che è quello che fa Gentile, santificare l'esistenza. Cioè, La guerra è l'atto spirituale supremo in cui la filosofia idealistica schianta le filosofie positivistiche e liberali. Si parla che è la guerra fra la Germania e l'Inghilterra della Francia. E ci è toccato pure essere alleati con quelli là, quando è evidente che per salvare giù lo stanno i tedeschi. Il partito filosofico italiano era un partito filo tedesco. Croce, che era e appunto un guicciardiniano, dice: io non ho mai partecipato alla canea antitedesca che è avvenuta durante la prima guerra mondiale. Naturalmente, essendo io patriota, io devo stare con l'Italia, ma non avrete da me una parola molto facile. E Gentile, più o meno Gentileschi era sul resto del cammino, allora con grande generazione. E come sorella. Tu prendevi il cammino e ti trovavi sorella e Gentile. Emanava Valgini, voi non sapete chi è, ma è un allievo diretto di Carducci, che quando era bambino lui scriveva ancora su un testo del cammino. Diciamo, fino a metà degli anni, fino al 56-57, sul Carlino scriveva, c'era una terza parte, c'era la terza pagina, scriveva Manarci. Gentile. E dunque, è davvero caratteristico, Quaderno 11, davvero caratteristico. C'era una parola adoperata in senso positivo e favorevole per sorella, che era spontaneità. La stessa parola, spontaneità, quando si parla di Gentile, è vista come qualcosa di negativo. Qui c'è la terribile critica comunista allo spontaneismo, che può essere lo spontaneismo di sinistra, con tutti quelli che ci potete attaccare, ma anche lo spontaneismo fascista, fascistoide,
di Gentile, dove lo spontaneismo vuol dire appunto un pensiero che non si pone il problema della prassi perché afferma di essere già prassi. Allora, Gentile, tu non stai inverando la filosofia nella prassi, come si deve fare, come sappiamo fare solo noi marxisti. Tu stai semplicemente distruggendo la filosofia e la stai trasformando nella benedizione a tutto quello che succede. Ed eccoci appunto ridotto a schierare, no, dei fascisti. Su Gentile sono abbastanza intransigenti i comunisti, che ripeto, di solito i filosofi li amano e li rispettano. Come è noto, Gentile è stato ucciso deliberatamente da un gruppo di comunisti dopo che la sua condanna a morte era stata annunciata sull'unità clandestina da Concetto Marchesi. Voglio sperare sia il nome a voi noto, uno dei due grandi latinisti della prima metà del Novecento, l'altro era Paratore, che invece era fascista. Concetto Marchesi era latinista e comunista, insegnava a Padova ed era un'autorità nell'antifascismo accademico, rispetto alla quale a cui si inchinava anche Bobbio, che insegnava a Padova anche lui in quegli anni, ma era giovane. Il Concetto Marchesi scrive un articolo sull'unità, se il senatore Gentile lei ha tradito la sua colpa è stata riconosciuta e il popolo italiano ha già emesso la sentenza, e finisce l'articolo. Poi questo articolo viene riprodotto in volantini clandestini dal comunista partigiani. E dopo la parola, il popolo italiano ha già emesso la sentenza, chi ha redatto il volantino, per essere chiaro, ci ha messo qualche giorno dopo. Con Gentile e Toccanti dice hanno ammazzato il bestione filosofico. Perché? Perché per loro, per i nazisti italiani che erano disposti a prendersi tutti, perché credevano di essere capaci di mandare giù tutto, di riciclare tutto. Per loro Gentile era uno che non si pone la questione della mediazione, è un disegno, la questione della mediazione, cioè con tutta la potenza che vuoi mettere nella filosofia, nella tesi secondo cui il reale e razionale vuol dire diventare, devi dirmi attraverso quale devi essere capace di fare analisi concreta, altrimenti stai proprio tradendo. Stai tradendo la parte del proletariato, ma stai tradendo dopo tutto tutta la filosofia moderna. E quello che ho detto, no, io la invero in me. Io la invero in me. Cioè, da Cartesio in poi non si è fatto altro che dire quello che, in modo implicito, quello che dico io oggi in modo esplicito. Che il pensare ed essere sono la stessa cosa. E su questo a dire del Noce, col suo libro del 92, sul ciclo della rivoluzione, che è del Noce, un catto comunista, cioè era il comunista vero, il comunista del PC, cattolico, che poi lentamente, e non in quanto cattolico, meno quanto cattolico e più per motivi teorici, si allontana dal periodo comunista e dal marxismo, e lui è anche il maestro universitario di Tullione, ma questo ha una colpa sua pazza. Mentre è diventato davvero razionario alla fine della vita, e va bene, queste sono cose che capitano. Diciamo che a un certo punto ha sposato con troppa abbondanza
le teorie semplificatorie di Feynman, del quale ha fatto tradurre in italiano un libro che si intitola La nuova scienza politica, che è un libro americano del 1953, che non ci ha fatto tradurre nel 68 da un editore torinese poco noto che si chiama Wortler, e che è un libro che non ha avuto praticamente fortuna in Italia, ma quel poco che ha avuto l'ha avuto in ambiti di cattolicismo tradizionalista. O di irregolari della vita. E sulla base di quelle teorie Pernoce dice che, come vi dicevo, Gentile e Gramsci sono la stessa cosa, cioè sono due esiti della modernità apparentemente contrapposti, ma in realtà portatori della medesima idea di fondo, cioè che la filosofia consiste nella distruzione della trascendenza e nella tendenza a farsi prassi. Cioè, da Cartesio in poi non hanno fatto altro che questo i moderni, dice Del Monge, non hanno fatto altro che questo, distruggere la trascendenza, con la filosofia, distruggere la trascendenza e portare la filosofia dentro il mondo fino a che essa coincide con il mondo. Attraverso varie vie, che a questo punto sono poco importanti. Certamente il marxismo è una via potentissima, ma anche il razionalismo moderno non scherzare. E naturalmente tutto ciò è nichilismo. Del Noce. Perché un nichilismo? Perché vuol dire far fuori l'essere. Se l'essere, non mi pare che sia un motivo, è la trascendenza. Di solito l'essere dovrebbe essere tutto. Insomma, se tu pensi che l'essere nella sua qualificazione ontologicamente più forte sia la trascendenza e lo aggredisci e lo vuoi distruggere, tu vuoi fondare. Cioè, se tu pensi che l'essere sia Dio, non fai altro che tentare di sostituire a Dio qualche cosa che tu puoi chiamare come vuoi, i valori, l'umanità, i diritti, la storia, il progresso, il comunismo, la tecnica, quel che ti va. Ma quello che metti al posto di Dio sarà qualche cosa di molto più debole e di conseguenza, come dire, attraversato da nulla. Tutto bucherellato, instabile. La stabilità te la dà soltanto l'essere trascendente, l'oggetto, cioè se tu fondi la storia sul soggetto, sei destinato a produrre instabilità. Guardate, questo non vuol dire proprio questo è il mondo dei controrivoluzionari cattolici. Cioè, mestre mondo. Che è un modo, come dire, debole. Però, naturalmente, hanno sempre ragione questi, perché se la loro tesi è la modernità, quanto più è certa di sé e consapevole, tanto più è incerta e instabile, non fanno molta fatica. La modernità è instabile. È incerta, perché è un sistema, non voglio dire aperto perché non è vero, ma è un sistema di assi, di coordinate che prevede il pluralismo, cioè è un sistema monistico che esclude alternative, certamente, ma dentro quel sistema monistico è previsto l'esistenza di pluralità di forze, una delle quali è il capitalismo. È prevista l'esistenza di soggetti, ma di soggetti associati negli stati, di soggetti unificati dalla nazione, di soggetti unificati e divisi dalla forma di capitalismo.
è fatta apposta la modernità per ospitare questa ricchezza e questo insieme di contrastanti volontà di potenza, che se vogliamo possiamo semplificare dicendo è tutta volontà di potenza, che però per essere davvero volontà di potenza, per poter valorizzare tutte le potenze, deve aprire a tutte le forme di manifestazione di potenza concepibili, mentre l'anziano regime, che non era per niente stabile, naturalmente è una costruzione ideologica dire che era stabile, facevano una rivolta al minuto, era stato tutto percorso da